l'oratorio estivo è un dono formidabile che la Chiesa di Milano fa alla società di Milano in un momento di travaglio e di passaggio estremamente delicato per tutti noi. Bisognerebbe avere occhi per guardare bene, avere orecchie per ascoltare, nel rispetto di tutti, perché qui ci sono tutti i ragazzi, non c'è nessuna discriminazione di nessun tipo, dai ragazzi di Chernobyl agli immigrati che sono tra noi, e c'è una realtà adulta, come si è visto, fatta di giovani delle scuole superiori, universitari, di genitori, di nonni, di amici, che si china su di loro per 800 persone, 800 bambini, altri 400-500 persone. Così si rifà non solo il tessuto della Chiesa, ma si rifà il tessuto della società. Qui nasce la nuova Milano. Ecco, noi non lo facciamo né per egemonia né per orgoglio, lo facciamo perché amando Gesù Cristo sentiamo il bisogno, come ci dice il Papa, di darci agli altri. E quindi questa è una grande risorsa. Io mi auguro che tutti, anche chi la pensa diversamente da noi, la possa capire ed accogliere. Certamente l'estate è bello venire all'oratorio feriale, ma se non ci fosse tutto l'anno qualcuno che educa questi ragazzi? Esattamente, infatti quando si vedono 1200 persone sotto questo sole, riunite come oggi, a comunicare, a pregare insieme, dopo aver giocato, eccetera, si capisce qual è il valore della Chiesa. Cioè, un soggetto che educa con tutti i difetti degli uomini di Chiesa, tuttavia questo è il grande dono che il cattolicesimo popolare lombardo continua a fare a tutti. E lo fa con cuore aperto, spalancato, lo fa perché capisce che è bene ed è vero per chi agisce così, è un modo di essere uomini, è un modo di andare fino in fondo all'esperienza della libertà e della familiarità e della fraternità, quindi è un modo per essere creativi.